E poi ditemi che i tifosi inglesi non sono i migliori al mondo, aiù. Hanno fatto cambiare idea a 5 squadre su 6. City, United, Arsenal, Tottenham e Liverpool hanno chiesto scusa ai propri tifosi e si sono autoeliminati dalla Superlega oppure dal Super Bluff. Ah, aiù, aiù! E come sto godendo, mamma mia, aiù! Ah, come sto godendo! Addirittura si parla già di essere reintrodotte nelle squadre della UEFA Champions League e UEFA Europa League. Ora vediamo se ci saranno delle sanzioni, ma per una volta vince il tifo, aiù, finalmente, aiù. Questi sono stati a sentire veramente i tifosi, e meno male, io dico, è meno male che hanno iniziato a sentire i tifosi, perché è giusto così. Non è possibile avere una competizione dove ci sono 12 elite mondiali e solo 5 possono entrare. 5, solo 5 ne possono entrare perché lo decidono loro. Bene così. Questo è un terremoto che si abbatte proprio su questa Superlega che nemmeno doveva nascere, per il mio personale parere. E addirittura si parla di un Atletico Madrid e di un Barcellona che vogliono lasciare questa Superlega, ed è giustissimo perché il Barcellona, lo sappiamo, è un club che ha tantissimi soci e deve passare prima dai soci e poi dalla presidenza, perché prima passano i soci e poi passa il presidente del Barcellona. È sempre stato così, guagliù. I soci fanno anche il mercato del Barcellona. Ora voglio vedere, Florentino Perez ha detto che entro il 2024, se non ci saranno aiuti, queste squadre moriranno. Ora voglio vedere cosa farà il Real Madrid se andrà avanti con questa sua campagna di calcio moderno, perché loro sono i salvatori del calcio mondiale, lui e Agnelli sono i salvatori della patria, di tutti i giocatori, di tutti, loro sono di tutti, loro aiutano tutti, non aiutano i poveri, però aiutano loro che hanno i debiti, e però non aiutano quell'altro, non fanno beneficenza, beneficenza la faranno, sì, ma forse con tutti i soldi, i milioni che danno a questi giocatori, potrebbero dare anche qualche milioncino a qualche ente sociale o qualche onlus. Io sono veramente contento di questa cosa, cari tifosi inglesi, io vi amo. Addirittura i tifosi della Juventus sono andati contro quella capra di Andrea Agnelli, oggi come godo, come godo. E addirittura la curva sud del Milan ha fatto un comunicato che è contro questa merda di Superlega. Ah, uniti ce la faremo, riavremo la nostra Champions League. Farà schifo la Champions League, il format farà cagare, ma è una cosa meritocratica, te la devi meritare. No, perché sei un club più famoso al mondo, che ha più tifosi al mondo, tu vai a giocare la competizione. No, perché non funziona così, vai giù. Sempre e comunque, forza Napoli. Mamma mia, sono culo, i tifosi è la voce del popolo, il tifo è la voce del tuo popolo. Un zucchist, vai giù, un zucchist, ricordatelo. Forza.